Presidente, io prima ho relazionato in veste di Presidente del Comitato. Che dire, mi aspettavo che quantomeno il Presidente Zingaretti fosse presente, visto che si sta affrontando l'approvazione del rendiconto, l'ultimo rendiconto della legislatura, che un po', come è stato anticipato, è una sorta anche di quadro di chiusa finale, no? Di questi 5 anni, quasi 5 anni di governo, comunque di fine legislatura. Mi auguro che quantomeno il Presidente ci metta la faccia domani per Guarda, l'approvazione dell'esercizio scusi, la provvisorio. interrompo per chiarire. Presidente, già sapevamo nel momento in cui è stato convocato il Consiglio che alle 15.30 aveva una riunione al MEF sul piano di rientro su una questione proprio dell'anticipazione delle risorse. Quindi credo che sia peraltro tornando e quindi non è che è scappato per No, chissà quale Presidente, motivo. se poteva darne comunicazione anche all'Aula, Eh sì, visto che è i stata tempi mia responsabilità comunque perché io lo sapevo, avrei dovuto di io comunicare quando già approvazione. precedenza Oh, è la stato faccio finire. sottolineata l'assenza. Chiudo, No, è prego. stata sottolineata l'assenza Domani perché, sarà presente, prego. mi auguro, infatti, dicevo, mi auguro che domani ci metta la faccia sull'approvazione dell'esercizio provvisorio. Poteva darcene comunicazione all'Aula, avremmo anche interrotto i lavori in attesa della riunione col MEF, magari ci portava anche qualche aggiornamento su cui discutere, visto che stiamo affrontando il discorso sul rendiconto. E, che dire, si chiude questa legislatura con 27 miliardi di debiti, quasi 10 di disavanzo, una rata fissa di quasi 500 milioni ogni anno per le anticipazioni di liquidità, quindi debito da restituire allo Stato, il mutuo di 1 miliardo acceso nel corso del 2016. È una situazione, a mio avviso, di forte crisi della Regione Lazio, al di là, diciamo, di quello che si vuole annunciare ai fini della propaganda elettorale che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Sono numeri che denotano una situazione che parla da sola, a mio avviso, se si unisce anche a quello che emerge e a quello che ci viene rappresentato sui territori rispetto ai servizi, tutti. Sanità, trasporto, a quello che vive poi la gente quotidianamente sulla propria pelle. È stato un bilancio caratterizzato dalla fretta, perché per l'incapacità programmatoria anche della maggioranza, che non ha ritenuto opportuno portare, diciamo, con anticipo rispetto all'emanazione del giudizio di parifica della Corte dei Conti, il previsionale e tutti gli atti che riguardavano l'azione programmatoria futura, in tempo utile per poter permettere alla Commissione di portare avanti i lavori, ed è stata una, diciamo, sessione di bilancio caratterizzata come sempre dal menefreghismo non solo di gran parte della maggioranza, ma anche di alcuni assessori. Mi viene in mente l'assessore Ravera. Che io veramente ieri vi ho chiesto in questa notte, anzi in commissione, ma per caso avete ritirato la delega e noi non ne sappiamo niente? Perché non ci è arrivato uno straccio di relazione rispetto al consuntivo dell'area cultura di cui lei è assessore, né da lei né dagli uffici preposti del suo assessorato? Quindi la commissione non ha avuto modo nemmeno di leggere 2 righe rispetto all'assessorato sulla cultura. Rispetto alle criticità, non mi dilungherò tanto rispetto a quello che emerge anche dalla relazione della Corte dei Conti, ma ci sono alcuni punti che a mio avviso vanno sottolineati e vanno anche spiegati forse in maniera chiara per far capire quali sono le reali condizioni della nostra regione, perché liquidare diciamo, il rendiconto di quest'anno affermando semplicemente che va tutto bene perché la Corte dei Conti ha parificato, a mio avviso, significa ingannare i cittadini, che soprattutto chi non è avvezzo ovviamente alla disciplina contabile. E nelle 1.000 pagine della Corte dei Conti, per ogni sezione molto dettagliata, emergono diversi spunti critici, diverse note di criticità rispetto alla gestione totalitaria, no, della Regione. E una su tutte, anche su Lazio Innova. Anche qui noi abbiamo questa partecipata che nasce ovviamente dall'accorpamento delle altre società, un accorpamento che è rimasto quasi, non dico a metà, ma incompleto rispetto alla vicenda della fusione ancora in corso di BIC,
e che sulla quale società partecipata Lazio Innova, che è un braccio importante della regione anche per la quota che cuba di trasferimenti dal bilancio regionale, per stessa affermazione tra l'altro dell'assessore Fabiani ieri durante le audizioni, e sulla quale la regione e quindi la giunta e le direzioni competenti non hanno fatto uno straccio di controllo analogo rispetto a questa società. Ieri in commissione, quindi a chiusura dei lavori, abbiamo appreso che il 22 dicembre è stata fatta una delibera sul controllo analogo, attendo ancora che mi venga trasmessa per prenderne visione. Ma in 5 anni è arrivata a fine legislatura il 22 dicembre. Non esiste un piano industriale di questa società approvato da questo Consiglio, così come il piano annuale che ha una funzione programmatoria sostanzialmente delle attività che deve svolgere la società e dei soldi quindi pubblici che utilizzerà, che intende utilizzare, come li intende utilizzare, puntualmente ogni anno è arrivato in commissione alla fine dell'anno al quale la programmazione si riferiva. Anche questo un dato alquanto anomalo. Di fatto abbiamo una situazione in cui questa società, Lazio Innova, che ripeto, cuba una buona parte delle risorse a bilancio regionale, è di fatto gestita in maniera autonoma dalla governance della società rispetto agli aspetti programmazione di utilizzo delle risorse pubbliche. Ed è stato svuotato il Consiglio e la Commissione rispetto alla funzione di controllo e di indirizzo che dovrebbe avere. Che dire poi degli ultimi colpi finali in battuta del presidente Zingaretti e del suo braccio destro Tardiola? Ho trovato alquanto urticante la risposta che il segretario generale questa notte, mentre eravamo in audizione, ha dato a seguito del tema che ho posto all'attenzione della Commissione, che riguarda sostanzialmente l'assunzione come dirigenti di persone che hanno traslato a diverso titolo con incarichi fiduciari, quindi scelti senza alcun ovviamente avviso pubblico, presso la sua segreteria, presso le sue strutture. Ha l'elencazione delle numerose criticità, perché tra l'altro su alcuni casi, da quello che emerge dalla documentazione, ci sono anche dichiarazioni incongrue rispetto ai fatti dichiarati. Il segretario generale se ne è uscito con la frase: la domanda che mi doveva fare era se queste persone sono brave, sono valide. Ma ci stiamo prendendo in giro? La domanda che poi ho fatto al segretario generale è se non si vergogna un pochino, ma giusto un pochino, di aver inquinato sostanzialmente un'istruttoria su avvisi della pubblica dirigenza, valutando lui stesso le persone che in tempi precedenti, in questi anni di legislatura, lui aveva assunto in posizione fiduciaria. E questa è l'anomalia. Qui dentro si fa passare, questo è un dato che è emerso in questi 5 anni, si fa passare come normale, come prassi e quasi come anormale quando viene fatto notare, quando vengono fatte notare questioni di inopportunità, questioni di, come dire, non voglio dire di illegittimità, ma ce ne sono state anche, si fanno passare come anomale, le questioni che sono sollevate dai consiglieri e come normali le operazioni di alloggiamento di poltrone che fino all'ultimo della legislatura il presidente Zingaretti sta portando avanti, forse perché ha paura di non riuscire a ritornare e quindi vuole comunque assicurarsi e vuole assicurare che alcuni posti siano ben presidiati. Che dire sulla sanità? Ho trovato l'audizione di questa notte del dottor D'Amato alquanto restrittiva, alquanto minima, ecco, definiamola così, rispetto ai temi e alle questioni sollevate. Anche qui la Corte dei Conti, nelle tante pagine, ha rilevato come, soprattutto in materia di sanità, manca una programmazione
non solo dal punto di vista finanziario, manca e vanno incrementati i sistemi di controllo interni, e questo è un tema che il Movimento 5 Stelle in questi 5 anni ha portato in questo Consiglio più volte attraverso risoluzioni che ci siamo viste bocciare e liquidare, anche se nemmeno senza un minimo di presa in considerazione nel merito di quello che chiedevamo. E adesso è la Corte dei Conti che vi chiede di inserire e implementare i controlli interni in tema di sanità. Si ritorna ancora una volta su un altro tema che vi abbiamo più volte sollecitato, che è la gestione sanitaria centrata e dei trasferimenti ingenti che la Regione Lazio fa rispetto ai trasferimenti che riceve per il fondo sanitario. Non è dato sapere, ieri stanotte anzi, D'Amato non mi ha risposto ad un quesito che avevo posto sul perché i trasferimenti nell'ultimo anno, nel 2016, alla GSA, quindi alla gestione sanitaria accentrata, fossero più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti. Perché nel decreto di trasferimento delle risorse il decreto non è motivato e non si capisce. Non si capisce non la natura, diciamo, dei trasferimenti, perché adesso ci arrivo e la spieghiamo, ma non è motivato la quota che ogni anno viene destinata alla GSA rispetto alle finalità. Non c'è un criterio a monte che definisce l'ammontare del trasferimento. Che cosa accade? Che mentre il presidente Zingaretti è impegnato a fare campagna elettorale sulla promessa futura dell'uscita del commissariamento, omette di dire che in 5 anni sono aumentati i trasferimenti al Fondo Sanitario Regionale da parte dello Stato e che sono stati utilizzati questi trasferimenti, trasferiti poi a sua volta dalla Regione Lazio alla GSA, quindi utilizzati dalla GSA per coprire le perdite che ASL e aziende ospedaliere nel corso di questi anni hanno continuato a effettuare. Invece che per la programmazione, invece di utilizzare questi soldi per la programmazione, sulla scorta dei fabbisogni, quindi dei servizi che poi arrivano agli utenti finali della sanità dei territori. Emerge un dato preoccupante, è la stessa Corte che dice che emergono profili critici in relazione alla determinazione della quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle ASL e alla quota in gestione sanitaria accentrata, e afferma che nell'ultimo anno le quote sono state trasferite, è stato trasferito 1 miliardo di euro alle ASL direttamente dalla Regione senza passare per la GSA questa volta, visto già le segnalazioni numerose fatte negli anni precedenti dalla stessa Corte. È stata assegnata quindi alle ASL nell'ultimo anno 1 miliardo come quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico. Tutto questo senza un minimo di criterio a monte rispetto all'utilizzo dei soldi. Sono diciamo, numerose le osservazioni, ma quello che rileva la Corte in un passaggio finale, descrivendo questo meccanismo che io vi ho descritto in maniera più breve, è che questa procedura non sembra contribuire ex se a garantire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale a regime. Che cosa significa? Che sostanzialmente non vi è, non vi sono delle riforme e degli interventi strutturali che sono capaci di intervenire laddove esistono gli sprechi in sanità che non si poi traducono in tagli ai servizi sanitari che arrivano agli utenti. Cioè non si è fatta un cambio di gestione nelle ASL e nelle aziende ospedaliere rispetto all'efficientamento e alla razionalizzazione della spesa di queste che sono proprio aziende, ma tra l'altro com'è possibile aspettarsi che ci sia un lavoro del genere se a capo poi delle aziende ospedaliere e degli ospedali, laddove la regione interviene con le nomine, si pensa a nominare i fedelissimi di partito piuttosto che persone che abbiano capacità manageriali, capaci di gestire un'azienda. D'altronde questi sono i risultati. Nessuna risposta da parte anche del dottor D'Amato rispetto ad altri profili critici sollevati, ad altre questioni sollevate in materia di sanità.
una su tutte, la carenza di assistenza psichiatrica. Ma è possibile che in 5 anni non vi siete voluti concentrare e prendere, diciamo, e concentrare su un problema che affligge la nostra regione e che è stato più volte sollevato anche dalla Consulta regionale per la salute mentale, che anche attraverso proposte ha cercato di dialogare con l'amministrazione ed è rimasta inascoltata. Noi abbiamo nella Regione Lazio una situazione di carenza sia di posti letto che di operatori in campo appunto di assistenza psichiatrica che fa paura. Parliamo di oltre il 70%. Parliamo di oltre il 70% e Zingaretti alla faccia di continuare a fare propaganda sulla sanità. Un altro passaggio importante e un altro focus sul quale si sofferma anche la Corte riguarda la manovra fiscale regionale, che è stata già anticipata da alcuni colleghi. E a me ha fatto venire i brividi un passaggio della relazione, quando non solo la Corte rileva come una gran parte dell'extragettito sanitario, quindi la parte di entrate che deriva da quella percentuale in più che i cittadini laziali pagano sulle aliquote per il pagamento dei debiti in materia di sanità, la gran parte dell'extragettito viene utilizzata per la seconda voce più corposa e più pesante del bilancio regionale, che sono i trasporti. E la Corte dice chiaramente che emerge il fatto che si utilizzano costantemente e ripetutamente queste risorse per i trasporti, fa emergere una situazione deficitaria di spesa e una carenza di programmazione proprio nell'ambito dei trasporti. E fa venire i brividi un passaggio della relazione rispetto alle ricadute nei bilanci successivi dei prossimi 5 anni delle scelte sostanzialmente gestionali che sono state fatte e che emergono poi nel dettaglio nelle 1000 pagine della Corte dei Conti. Quindi la negatività, cioè si dice chiaramente se ci sono dei margini, dei lievi margini di miglioramento che si possono vedere nel breve periodo, queste scelte e anche quello dell'utilizzo, su come viene utilizzata la manovra fiscale sostanzialmente, va negativamente, leggo testualmente, a ricadere sui successivi bilanci, incrementando nel lungo periodo l'incidenza del costo relativo all'esposizione debitoria dell'ente e concentrando in quota costante nei periodi residui di ogni piano di ammortamento anche le quote di ripiano del quinquennio. Che cosa significa? Che l'esposizione debitoria sostanzialmente della Regione tenderà, da quello che prevedo rispetto a quanto letto, tenderà ad aumentare, avendo degli impatti negativi. E qui mi chiedo, domanda che ho fatto ieri al dottor D'Amato, che sta nella cabina di regia appunto sulla sanità, ci potete dare una risposta chiara? Io vorrei che il Presidente Zingaretti la desse questa risposta, una risposta chiara sulle conseguenze nei confronti dei cittadini rispetto all'uscita del commissariamento, perché delle due l'una. Allora, oggi in regime di commissariamento noi cittadini siamo gravati dalla... Scusate, collega. Prego. Prego. Noi cittadini siamo gravati da una maggiore leva fiscale che viene utilizzata per pagare un altro settore critico, che è quello dei trasporti. Venendo meno con l'uscita del commissariamento, questa leva fiscale, quindi questa maggiorazione delle aliquote che paghiamo, verrà meno oppure no? E se verrà meno, come si farà ad affrontare il pagamento delle spese relative ai trasporti, che ad oggi hanno una carenza di programmazione, che sopravvivono, perché non è che i trasporti, diciamo, i servizi a livello di trasporti sono eccellenti nella nostra regione, che sopravvivono grazie a quella maggiore entrata che esiste per il commissariamento in materia di sanità?
dire, ieri questa notte è stato anche sono state fatte presenti al dottor D'Amato anche una serie di anomalie sulle quali diciamo, sulle quali abbiamo fatto diverse interrogazioni che attendono una risposta e che sono frutto di una cattiva gestione. L'anomalia nella gestione degli acquisti in modalità di urgenza di alcuni prodotti farmaceutici in alcuni ospedali, come il caso dell'Umberto I, che sono stati anche segnalati da dirigenti dello stesso ospedale che sono rimasti inascoltati. Per non parlare dell'eredità che il dottor Alessio ha lasciato all'Umberto I di quasi 500 milioni in 5 anni di perdite, rispetto alla gestione di questo policlinico. Anomalie nelle modalità di selezione del personale dirigenziale di ASL e ospedali, non si capisce perché non si ricorra prima di indire nuovi concorsi per il reclutamento di dirigenti amministrativi, non si ricorra allo scorrimento delle graduatorie esistenti e su queste sono rimaste inascoltate perché tutti noi consiglieri riceviamo sollecitazioni, ma anche diciamo, le stesse note che arrivano al Presidente, sono rimaste inascoltate le richieste e i fatti puntualmente e documentalmente rappresentati da chi sta in queste graduatorie che non vengono, diciamo, non vengono prese in considerazione, ma si procede a fare nuovi concorsi. Anche questo mi sa tanto di insomma, profumo di campagna elettorale alle porte. Così come non ho capito dal dottor D'Amato, perché è stato molto evasivo, è stato molto generico, che cosa intende fare, al di là delle intenzioni espresse in maniera positiva, la Regione rispetto al distretto della ASL RMF4, quindi il territorio, parliamo di Capena, Fiano, insomma quell'area lì, nel quale si è chiuso un centro di dialisi pubblico dell'ASL da 3 anni, che necessitava di ristrutturazioni. Ieri il dottor D'Amato rappresentava alcuni problemi strutturali che aveva questo centro, ma casualità, a distanza di 3 anni, ancora questo centro pubblico non è stato aperto. Casualità, però, è stato accreditato a distanza di 5 km un centro privato in convenzione con la Regione, che a quanto pare, di cui a quanto pare il sindaco di Fiano è comproprietario. Diciamo che la chiusura del pubblico e l'accreditamento del privato è avvenuto quasi in concomitanza. Anche qui lui ha detto: no, noi abbiamo intenzione di riaprirlo, abbiamo trasferito per questo dei soldi alla ASL. Non ha saputo quantificare i trasferimenti, non ha dato tempi e modalità di apertura e quindi resto in attesa di queste, diciamo, di queste risposte. Vado a conclusione. Ieri il dottor D'Amato si è anche vantato della posizione del punteggio che la Regione ha, rispetto alla griglia, dei LEA. Beh, non dice, omette di dire il dottor D'Amato, che non vengono prese in considerazione sulla griglia dei LEA altre prestazioni ospedaliere che nella nostra regione sono alquanto deficitarie, e che diciamo, la griglia dei LEA rappresenta indicatori che semplificano i livelli di assistenza, tralasciando l'approfondimento degli stessi in termini di appropriatezza ed efficienza. Mi piacerebbe capire, avere un riscontro dal dottor D'Amato, anche per avere, voglio dire, un confronto nel merito di quello che diciamo rispetto ai risultati che di prestazioni ospedaliere della nostra regione rispetto al piano nazionale esiti, perché se facciamo questo confronto, che è molto più completo e che di fatto non è stato mai applicato, i risultati sono ben altri e tutt'altro che propagandistici. Ieri, rappresento quello che questa notte dicevo in commissione a pochi. Quello che emerge un po' dai dati contabili, dalle criticità strutturali, dai problemi locali che arrivano dai territori che ci vengono rappresentati, che in questi anni,
si è puntato a raggiungere un equilibrio numerico provvisorio, soprattutto in campo in materia di sanità, e non si è pensato e non si è avviato in realtà un vero processo di riforma e di cambiamento, di riorganizzazione e di efficientamento degli enti del servizio sanitario regionale, perché l'obiettivo era cercare di far scendere quei numeretti a discapito poi dei servizi essenziali da garantire agli utenti. In attesa di avere delle risposte puntuali e di avere anche la trasmissione degli atti chiesti in commissione, il quadro per i cittadini laziali che io vedo è un quadro desolante, che è tutt'altro da far esultare. Stanziamenti esigui sono previsti anche per materie importanti come nel settore ambiente per le bonifiche. L'assessore Buschini ieri mi ha ragguagliato rispetto agli stanziamenti previsti per le bonifiche, che sono solo di 3 milioni di euro. Se voi pensate che le bonifiche, questi soldi devono essere utilizzati per bonificare le ex discariche, altri siti inquinati, parliamo della Valle del Sacco, tanto cara al consigliere Buschini, visto che lei viene da quella zona e la conosce bene. Non basteranno mai quei soldi in maniera realistica, però su queste materie ci si fa propaganda elettorale. Che dire, stanziamenti esigui, una situazione non rosea, a mio avviso abbastanza desolante e disastrata. L'unica cosa che sovrabbonda e che ci rimane è la propaganda del presidente Zingaretti. Grazie, consigliere, ha chiesto intervento.